Salve, canale LH, secondo episodio dedicato al giradischi Lenco L75. Oggi cominceremo a smontare tutti i componenti del giradischi. Partiamo dal piatto. C'è un mat di gomma standard. C'è quindi questo il piatto in Zamac, che è una lega di zinco, alluminio, rame e magnesio del peso di 3,7 kg, che per smontarlo bisogna prenderlo di qua e fare leva. Ecco qua il piatto. Allora, il braccio non lo utilizzeremo perché cominciamo con lo smontare il pozzetto, il perno. Dopo aver tolto le viti, procediamo alla rimozione del pozzetto. Smontiamo le sospensioni della piattaforma. Procediamo ora con la rimozione del motore. Partiamo dalle viti di una. E due. Rimuoviamo il fermacavo, questo. Ora passiamo alle tre viti di sostegno del motore vero e proprio, motore. Le molle sono di misure diverse e quindi ci ricorderemo di tenerle separate. Tolti i dadi, rimuoviamo le molle, le due posteriori e quella anteriore che vediamo essere un po' più bassa. Dissaldiamo il cavo di accensione del motore, di avviamento del motore. Ora possiamo togliere il motore. Come vedete anche qui ci sono tre molle, due sul retro e una sul fronte, di dimensioni diverse che terremo accuratamente separate. Rimuoviamo ora il braccio. Ecco il braccio rimosso. Il freno. Il regolatore di velocità. I selettori di velocità smontati. Grazie.
Andiamo ora sull'interruttore. Interruttore col suo condensatore e la scheda di bakelite come isolante, il meccanismo di movimento del braccio, devo tenere bloccato l'altro lato con una pinza. Ora il meccanismo di accensione del giradischi. Ecco fatto. La leva. La parte forse più complicata è togliere il manicotto che ospita il pulsante di accensione. Bisogna trovare il modo, premendo su queste flange qua, di infilare sotto una punta di cacciavite molto sottile e poi di rovesciare questa guarnizione metallica al contrario. Un po' complicato, ma ce l'abbiamo fatta. Ci aiutiamo con un po' di lubrificante per rimuovere la boccola. Passiamo al braccio. Qua basta un po' d'olio. Dissaldiamo i cavetti del braccio. Ecco qua il braccio. Rimane il meccanismo di sollevamento e abbassamento del braccio. Ecco fatto, completamente smontata. Rimuoviamo anche la mascherina.
Ecco fatto.